Gianni Mastaglia, com'è andata questa prima puntata? Secondo me bene. Secondo te bene? Sì. Nel senso che è stata divertente, è stata molto sportiva, diciamo. Effettivamente così, perché praticamente l'abbiamo fatto, la nostra attività è fatta per i giovani. Sì. La maggior parte della nostra attività è fatta per i giovani. E qui abbiamo visto i giovani che si sono divertiti. Gianni Mastaglia, hai annunciato il tuo ritiro da responsabile. Leggo la domanda papale papale. Ringrazio Giuliano Ganassi che mi ha scritto le domande, perché io, non essendo proprio un grande sportivo, nonostante il promo che ho fatto, che faccio 8 sport, ma non è assolutamente vero. Hai annunciato il tuo ritiro da responsabile. Ma chi continua il tuo lavoro nell'associazione se non te, caro Gianni? No, io ho detto che sarebbe opportuno cambiare, perché dopo un certo periodo è giusto cambiare, siccome gli anni sono tanti. Io ho i miei collaboratori, i miei amici, sono miei amici, e ci diamo da fare, però e abbiamo le idee, diciamo, forse sono sempre uguali. Se ci fosse qualche giovane che ha voglia di impegnarsi, io il mio posto glielo lascio, ma no, non è che lascio il posto e non lo aiuto, io lo voglio aiutare, cioè, però metterlo in prima persona. Certo. Hai capito il discorso qual è? Io non ho detto che non voglio più fare CS, almeno fino a che me la sento. Poi a una certa età è ora di smettere. Bah, dai, lasciare il posto ai giovani. Ma assolutamente, c'hai ancora tutti i tuoi bei capelli. Sì, quelli che non sono caduti. In questi anni di attività c'hai un ricordo particolare, un ricordo magari bello, o un ricordo un pochettino brutto, qualcosa che ti è rimasto lì così dentro? Ma magari anche bellissimo, eh? Ma è la prima finale che ho visto, sì. Eravamo ad Arfo, sì. Non me lo ricordo. Nel primo dopoguerra? Sì, ecco, sì. All'incirca. Alla fine della partita, non è come oggi che ci sono stati degli inserimenti, alla fine della partita i ragazzi, era il Darfo e un'altra squadra, adesso non mi ricordo più, si sono abbracciati, sì, chi aveva perso e chi aveva vinto. Quello lì mi è rimasto... una delle cose, dopo ne sono successe, sì, tante, però quello è stato un gesto bello, il gesto che mi è piaciuto, adesso quasi ce lo impongono e non lo fanno, eh. Ma allora per me era stata una bella cosa e mi è rimasta impressa tanto tempo, diciamo, male. Che allora probabilmente si anticipava il famoso terzo tempo che nessuno, sì, fa, sì, ma che praticamente è una cosa così, sì, ci si abbraccia tutti, sì, alla fine, sì, dovrebbe essere così, invece alla fine magari si dà qualche calcetto, ma no, ma lasciamo perdere questo. Va bene.